Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. È stato segnalato attraverso i social nelle scorse serate di alcune vie comunali in cui l'illuminazione pubblica era spenta. Ricordo che il modo più efficace per segnalare questo tipo di disagi è quello di scrivere al protocollo del comune, quindi protocollo@comune.fagnanolona.va.it, e se volete mettete in copia anche il sindaco con sindaco@comune.fagnanolona.va.it, di modo che così sia il protocollo che il sindaco vedano le segnalazioni e possano intervenire nel modo più celere possibile. Per quanto riguarda la situazione cantieri, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno alcuni disagi per asfaltature o oppure chiusura di alcuni tratti di via per la fibra ottica o altri interventi dell'Enel. Per quanto riguarda le asfaltature, il tratto di via Vittorio Emanuele probabilmente porterà alla chiusura della via e quindi a un cambio temporaneo di viabilità. Vi terremo informati poi nei prossimi giorni attraverso il sito e la pagina Facebook istituzionale del Comune sulle possibili varianti. Veniamo agli eventi della settimana. E sabato alle ore 18 presso la biblioteca comunale il caffè con l'autore presenta Anna Taglioretti, il suo libro è Volevo essere te. Mentre domenica dalle ore 10 tornerà la tradizionale sagra della zucca proposta dalla Proloco. Potete trovare varietà di zucche, mele, dolci, mercatino artigianale, sfilate, laboratori gonfiabili e la classica risottata. Tutto qui al castello e in piazza Cavour. Ritorna perché lo scorso anno questa sagra non si è potuta svolgere causa maltempo, invece quest'anno pare che le previsioni del tempo siano belle, anzi pare che sia anche una giornata abbastanza calda. Invito tutti a partecipare e anche a invitare più persone possibili a frequentare il nostro paese. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.